Il senatore Saccone illustra l'interrogazione numero 2473 concernente le criticità nel sostegno ai rifugiati palestinesi. Prego, senatore Saccone. La ringrazio, Presidente. Signor Ministro, questa interrogazione l'abbiamo condivisa e sottoscritta con il nostro capogruppo, la senatrice Bernini, il senatore Malan, il senatore Aimi e il sottoscritto. Come lei ben sa, signor Ministro, l'Italia ha elevato a rango costituzionale la promozione di organismi internazionali volti a favorire la pace e la concordia tra le nazioni. Considerato che l'UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, ha tra i suoi scopi il sostegno e la promozione di iniziative a favore dei rifugiati palestinesi. Considerato inoltre che il governo italiano ha recentemente incrementato il fondo iniziale destinato all'Agenzia stessa delle Nazioni Unite per un importo pari quasi a 2 milioni di euro, raggiungendo così quasi 20 milioni di euro l'importo stanziato dal nostro Paese, e visto che tra le lodevoli iniziative poste in essere dall'Agenzia vi è anche quella della diffusione dell'insegnamento e della formazione. Visto inoltre che tra queste iniziative vi è quella della pubblicazione di materiale scolastico distribuito tra gli studenti palestinesi. Con stupore abbiamo appreso che tra queste pubblicazioni ve ne sono numerose che contemplano l'odio verso Israele ed esaltano la Jihad, come peraltro evidenziato nei giorni scorsi da un articolo sul sito formiche.net. E allora, signor Ministro, noi le chiediamo se innanzitutto è a conoscenza di questa vicenda e nel caso quali provvedimenti abbia intrapreso o intende intraprendere per scongiurare la diffusione dell'odio tra le giovani generazioni palestinesi, grazie peraltro anche ai fondi stanziati dal nostro governo. E inoltre vorremmo sapere le modalità di monitoraggio che il nostro Paese, quale membro dell'Advisory Commission UNRWA, pone in essere affinché non si abbia più a ripetere una tale circostanza, come ella potrà certamente certificare, è in palese violazione dei principi cardine contenuti nella nostra Carta Costituzionale. Grazie. Grazie, senatore Saccone. Il ministro onorevole Di Maio risponde all'interrogazione illustrata. Grazie signora Presidente, grazie al senatore Saccone, il senatore interrogante, senatrici e senatori. Tengo in premessa a sottolineare che la questione palestinese è una delle crisi umanitarie più lunghe e dolorose della storia recente, con oltre 5 milioni di rifugiati. È in questa prospettiva che si inserisce il contributo della cooperazione italiana all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel vicino Oriente, che opera in Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania e Striscia di Gaza. Sono aree prioritarie per l'Italia, tanto più in una fase resa ancora più drammatica dalla pandemia e dalle conseguenti restrizioni al movimento internazionale di beni e personale umanitario. Vengo al quesito specifico. Sul tema dei libri di testo utilizzati nelle scuole gestite dall'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, tema sollevato dai rapporti pubblicati da Impact SE, organizzazione no profit basata in Israele, vorrei assicurare che il governo segue la questione con particolare attenzione anche nel quadro del dialogo tra agenzia e donatori. In quanto membro della commissione consultiva dell'Agenzia, l'Italia partecipa per il tramite del Consolato Generale a Gerusalemme alle varie riunioni di coordinamento e monitoraggio delle iniziative. Nel corso degli ultimi incontri, l'Agenzia ha fornito chiarimenti puntuali proprio in risposta alla richiesta di massima trasparenza avanzata dai donatori, Italia inclusa, su questa vicenda. In un primo documento dello scorso gennaio, la Impact SE aveva infatti criticato i messaggi ritenuti non in linea con i valori delle Nazioni Unite e contenuti nei materiali utilizzati nelle scuole gestite dall'Agenzia ONU per la didattica online nel periodo febbraio-novembre 2020. Il vertice dell'Agenzia ha risposto con una lettera ai membri della Commissione consultiva. Nella lettera il Commissario generale ha fatto presente che l'Agenzia utilizza un sistema interno di revisione permanente dei materiali scolastici. Come risultato della revisione, l'Agenzia aveva deciso di rimuovere i materiali didattici ritenuti effettivamente non in linea con gli standard delle Nazioni Unite. Successivamente, a febbraio, Impact ha pubblicato un secondo rapporto in cui punta il dito anche contro i materiali di autoapprendimento utilizzati nel periodo novembre 2020-gennaio 2021. Al fine di non lasciare dubbi circa la politica di tolleranza zero verso ogni atto di discriminazione e incitamento alla violenza, l'Agenzia ha
ha risposto a questo secondo rapporto sospendendo in via precauzionale la piattaforma allora utilizzata contenente i materiali didattici in questione, al fine di garantire un ulteriore approfondito esame dell'opera ad opera di un organo neutrale di valutazione appositamente creato. Il 19 aprile, nel corso di un incontro con i membri della commissione consultiva a cui l'Italia ha partecipato, l'Agenzia ha annunciato la conclusione del processo di revisione, la decisione di adottare una nuova piattaforma per i materiali di autoapprendimento. Anche grazie a questa piattaforma, d'ora in avanti, qualsiasi materiale online utilizzato nelle scuole gestite dalle Nazioni Unite, dove la modalità di didattica a distanza è tuttora prevalente, dovrà superare una valutazione ancor più stringente, cui parteciperanno personalmente dirigenti dell'Agenzia al più alto livello. Questo è l'impegno preso. La Farnesina, anche per il tramite del Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme, continuerà ad esercitare un ruolo di vigilanza sulle iniziative dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, in modo da prevenire ogni discordanza fra le attività finanziate e i principi cardine della cooperazione italiana, quali la non discriminazione e il sostegno alla convivenza pacifica. Grazie. Grazie, signor Ministro. Interviene in replica il senatore Saccone. Prego, senatore. La ringrazio, signor Ministro. Mi permetta subito di dire che mi ritengo soddisfatto da questa sua risposta e non è questa la sede per aprire un dibattito sulle ragioni dei 5 milioni di rifugiati, non è questa la sede per dire che ci sono i razzi che partono da casa, non è questo il momento. Abbiamo espresso apprezzamento per l'attività che svolge a sostegno dei rifugiati questa agenzia, sono contento del monitoraggio che quindi sarà capillare. Noi come gruppo di Forza Italia, Presidente Berlusconi, UDC, vogliamo monitorare costantemente, non vogliamo abbassare la guardia, perché l'intento non è discriminante, ma è la tolleranza zero verso l'odio, da chiunque essa provenga. Pertanto la ringrazio, signor Ministro.